Una buona giornata a tutti, cari amici. Insomma, come promesso e previsto, parliamo di quello che potrebbe essere il finale della stagione sciistica e della stagione di biathlon dell'ultimo fine settimana di cui non avevamo parlato nel weekend, perché ci sono delle situazioni intricate. Ci sono delle situazioni intricate da sbrogliare, evidentemente, perché sia al femminile che al maschile, nello sci alpino, la classifica generale di Coppa del Mondo non ha trovato ancora il suo padrone o la sua padrona. Ancora grande incertezza fino a queste finali tanto attese di Lenzerheide. Bisognerà vedere se queste finali si disputeranno in maniera regolare, perché per esempio oggi sono state annullate anche le seconde prove di discesa, sia maschili che femminili, e domani si stava provando ad una mini prova, domani mattina, prima delle gare, per disputare appunto sia la discesa libera maschile sia la discesa libera femminile. Chiaramente qui c'è tanto in gioco per l'Italia perché Sofia Goggia incredibilmente è in Svizzera per queste finali con un recupero veramente last minute, veramente davvero Sofia Goggia bisogna togliersi il cappello e inchinarci dinanzi a questa atleta che ha recuperato in men che non si dica. Però vedremo se questa discesa libera verrà alla fine disputata, perché in caso appunto non si disputasse, chiaramente Sofia Goggia sarebbe la vincitrice della Coppa di specialità, che sarebbe non meritata di più, strameritata per la bergamasca, che veramente insomma la perdesse sarebbe qualcosa di difficile da accettare per come si è sviluppata la stagione in velocità. E dall'altra parte, chiaramente, bisognerà vedere se questa discesa si disputerà o no per un discorso della classifica generale, perché evidentemente la Ragut dovesse riuscire a portare a casa tanti punti tra il Super G, la discesa, si dovesse arrivare al gigante in una situazione di vantaggio da parte di Lara Gut su Petra Vlova, a quel punto tanti discorsi si andrebbero a sbrogliare in gigante e poi lo slalom sarebbe il definitivo ago della bilancia, però con la differenza che ormai Petra Vlova non ha più margine di errore, perché un errore come quello di sabato ad Ore chiaramente non si può ripetere, per il semplice fatto che appunto sono errori che in questo momento della stagione un atleta come Vlova, per lo stato di forma anche che la Ragut ha in questo momento, non si può evidentemente permettere. E di conseguenza vedremo un po' quelli che saranno insomma i risvolti. Fatto sta appunto adesso con l'errore e con l'ottavo posto, che poi alla fine è andata tutto sommato bene per come si era messa a Petra Vlova, la slovacca non ha più margine di errore. Chiaramente la partita appunto adesso si trasferisce a Lenzerheide con l'incognita appunto delle gare che si andranno a disputare, però appunto la Slovacca ormai non ha più margine di errore, come non ha più margine di errore Alexis Panturo al maschile, che incredibilmente si è rivisto rimettere in discussione una Coppa del Mondo apparentemente già finita, e invece Odermatt sta per fare veramente il miracolo. A parte sta sciando in maniera divina, Marco Odermatt, perché dopo il mondiale
C'è stato un evidente calo da parte di Alexis Pantoloo, che dopo quella straordinaria prima manche del gigante maschile, dopo quell'uscita nella seconda manche, a livello psicologico, evidentemente dentro alla testa del francese si è interrotto qualcosa, soprattutto nelle seconde manche, perché nelle prime, soprattutto in certi segmenti di gara, scia molto molto bene, in altri segmenti di gara fa tanta fatica e quindi il francese è messo in discussione, è messo in discussione per la classifica generale, perché c'è un Odermatt che sta arrivando a doppia velocità con l'inerzia che quasi quasi pende dalla parte dello svizzero. Potrebbe essere un clamoroso bis per la Svizzera con Lara Gut al femminile e Odermatt al maschile. Chiaramente sono tutte e due sotto e quindi è difficile, però Odermatt in velocità ha trovato la quadra che non ha trovato per tutta la stagione, e anche qui il mondiale ha avuto un'incidenza per permettergli di rodarsi. In discesa fa punti come in passato non faceva, e ha cominciato a diventare anche un grande discesista. Odermatt in Super G a Salbach non c'è stata partita, ha dato le paghe a un Kriegmeier che a sua volta aveva dominato i mondiali, e in gigante l'altro giorno ha pennellato a Kranjskogorja in maniera stupenda, perché la seconda manche è qualcosa di poetico da parte di Marco Odermatt. Ha dato le paghe a tutti, sì. Primo tempo di manche, era quarto dopo la prima manche, ha messo tutti in fila. Praticamente nella seconda manche ha dato 2 secondi a Pantoureau, che è arrivato sì, a 1,70 alla fine. 1,70 gli ha dato nella seconda manche perché aveva mezzo secondo di svantaggio. Odermatt, se non sbaglio, è arrivato con 1,21 di vantaggio sul francese. Quindi il confronto diretto l'altro giorno, anche proprio a livello psicologico, potrebbe avere avuto una certa incidenza. Quali sono i fattori che chiaramente il francese ha un'esperienza diversa, perché comunque Odermatt, per quanto possa essere promettente, è la prima volta che si trova in questa situazione, che è anche nuova per Pantoloo, ma che chiaramente il francese gestisce in un altro modo perché ha più anni alle spalle, però Odermatt sta veramente sciando in maniera straordinaria in questo periodo. E questo classe 97 sta sbocciando, l'avevamo detto negli scorsi anni che questo era un profilo evidentemente da tenere d'occhio per la classifica generale, e ora lo sta ripetendo ad alta voce e tutto il suo talento sta sbocciando e sta esplodendo in maniera verticale. Vedremo, vedremo, sono situazioni intricate, situazioni molto intricate. Speriamo davvero si possano disputare tutte le gare regolarmente all'Enzeraide. E chiaramente sarei anche propenso per sacrificare il team event oppure andare avanti magari anche fino a lunedì prossimo, però per me è giusto che tutte le gare si disputino in maniera regolare, perché specialmente al maschile dove le discipline tecniche chiaramente hanno un'incidenza maggiore rispetto alle discipline veloci, è giusto anche appunto avere quella gara in più. E poi al femminile, per Lara Gut cambia i discorsi di classifica generale, avere una discesa o un super G in più, e di conseguenza questo è fondamentale per dare un'equità, diciamo. Ecco, e Pantoureau ha dato un altro segnale evidentemente di confusione nello slalom dell'altro giorno, perché è arrivato un'inforcata nella seconda manche che sa anche di pressione, sa di confusione, sa di un momento dove si ha un po' il braccino, si vede l'obiettivo, si vedeva l'obiettivo praticamente già come acquisito e che adesso si è complicato in maniera improvvisa. E non si è nelle condizioni mentali giuste per affrontare quelle che sono le difficoltà che soprattutto si vengono a trovare e ad affrontare in un periodo di stagione chiaramente complicato.
difficoltà che deve affrontare anche Johannes Bo, che in questo momento, contando tutti gli scarti, è dietro, se non sbaglio, di qualche punto all'Hegrade, o l'Hegrade come si pronuncia, con il norvegese che praticamente al primo vero anno intero in Coppa del Mondo potrebbe prendersi la Coppa del Mondo, cioè questo spara 94%, penso ci sia poco da aggiungere, ha un passo sugli sci notevole, una precisione al poligono veramente glaciale, e Johannes Bo al tiro è lontano parente di se stesso, quindi chiaramente è una situazione complicata, complicata da affrontare anche per Johannes Bo. Io veramente sono quasi propenso a tifare l'Hegrade perché sarebbe veramente una bella storia e l'ennesimo esempio di come veramente la Norvegia sappia far sbocciare i propri gioielli in maniera veramente incredibile. Al femminile le cose sono già decise con una Tiri Lekhof veramente dominante che ha già ottenuto la matematica. Tilekov che veramente sta vivendo in un mondo a parte, è talmente solida al poligono quest'anno che veramente fa impressione per proprio la solidità che ormai è andata ad acquisire. E poi è stato anche un grande weekend per gli italiani, in quel di Nove Miesto, con i terzi posti di Hofer e di Wierer, i quinti posti nell'individuale, il bellissimo secondo posto nella staffetta mista, con Vitozzi in apertura, Wierer in seconda frazione, Dominic Vindic in terza e Hofer a chiudere. Ed è arrivato un bellissimo secondo posto che non era assolutamente scontato alla vigilia, quindi assolutamente un altro bel risultato, come per me un discreto risultato è arrivato anche da parte di Alex Vinatzer, che le difficoltà le ha messe alle spalle, che adesso scia sui livelli che può esprimere, non ancora totalmente, però le difficoltà grandi per Vinatzer sono alle spalle, la crisi sembra essere alle spalle ed è importante aver ritrovato questo atleta proprio adesso sul finire della stagione, grazie anche ad un bellissimo quarto posto al mondiale. L'altro giorno è arrivato un ottavo posto, non una prestazione esaltante, ma anche per le condizioni che ha trovato, per le condizioni che c'erano domenica. Non era facile fare qualcosa di meglio. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate. Secondo voi chi vincerà la Coppa del Mondo di biathlon al maschile, di sci alpino al maschile e di sci alpino al femminile? Perché gli esiti sono tutt'altro che scontati. Fatemi sapere appunto che cosa ne pensate. Una valanga di mi piace al video. Condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. E a questo punto, arrivederci ragazzi al prossimo video.